dica una cosa, siccome dicono che il Catania sta andando male, dicono, non è che... Lo siamo... dicono loro. Lo dicono, ma io no. No. Per me anche se va male, dicono che ci salveremo. I mariti, i fidanzati, tutti tristi. E questa cosa ne va pure per quanto riguarda, diciamo, la vita di coppia. Lei che pensa di questa situazione? Ma credo di sì, che succede qualcosa. Tra di loro. Ma mi manca un messaggio per dire, che non fare? Che cosa no, eh? Come chi non fa in Serie A non fa l'amore. Ah, vuoi essere anche, eh? Bravo! Non fa l'amore. Sì, sì, è così. È così? Sì, sì. Dico, col fatto che il Catania perde sempre, suo marito com'è? Depresso. Depresso. Quindi la domanda qual è? Speriamo che il Catania vada meglio, così anche il marito si riprende. No, no, che vada sempre male. Ah, così? Ah, è meglio quando è depresso? Lo preferisce? Depresso, sì, perché poi diventa troppo euforico. Cosa, un consiglio a questo Catania, che se dobbiamo dire? E che devo dire? L'ho detto. Quando sono nell'area di rigore e praticamente non sanno buttare la palla in rete, boom! Ho procurato un rigore. Voi non dovete fare fallo nella nostra area di rigore, questo, forse ma in quella degli altri. Dovete farvi fare. Ecco. Oh, abbiamo trovato subito altro che Maran. Non dovete avere paura nell'altra area di rigore. Che cosa ti spaventi dell'area di rigore? Che appena c'è l'aria, buttati. Stiamo cercando le donne che parlano di calcio perché dicono che gli uomini sono depressi. Abbiamo qua una bella signora con il capello. C'ha la barba questa che... Ma che fa? Alzati, che ti fai seduto qua? Che approfitto? Ma per favore, alzati. Uno, una cosa di il ciuffo. Lavoro e... no. Per esempio, lei è depresso? Meglio penso che ha depresso. Meglio penso che ha depresso, questa già è una cosa... Questa è una cosa... Vabbè, no, nel senso, siccome il Catania dicono vada male, dice, l'uomo si deprime un pochettino, dice, quindi la donna di conseguenza dice, oh, se mio marito è così, se mio compagno è così, eccola, eccola. Allora, diciamo, se uno ha delle defianze, diciamo, in questo periodo, la colpa è di... Del Catania, no, Polfirenti. No, bravo, Presidente, Catania, non è colpa sua, almeno questo. Presidente. Quindi mi raccomando, Catania sempre in alto. Sì, no, Catania. Sei in Serie A, dico, tutti in alto. Sempre in alto. In alto, Catania. 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 Parliamo di Catania. Sto membro del... Il calcistico dico. Calcistico. Che so, l'attaccante la metta dentro. La palla. Scusi. Il suo fidanzato col Catania che va male è sempre bello energico oppure demotivato? È un pochettino fiacco. È un pochettino fiacco. Sì, ma licenziateli a tutti e due, eh? Licenziateli a tutti e due. Prima assumere. Ma quello. Ce l'ho finita, ma che cazzo? Questa non è un'intervista. Esatto. Ma quest'anno, rispetto a questi altri 7 anni, dove invece siamo a 50 secondi l'anno scorso, hai notato una differenza, secondo te, l'uomo tifoso? Ne risente? La domenica, niente, a letto a digiuno. Dichiarazioni shock. Cioè, perché non festeggia? Perché non si festeggia più. Il Catania va male, dice gli uomini sono depressi e quindi anche dal lato, diciamo, dell'amore c'è un calo. Cosa ci dice? Beh, allora do la conferma, c'è un calo. Comunque c'è un calo, anche qua sì, dove si comprano, diciamo, cose perché, che bello, abbiamo vinto. Perché in effetti in questi giorni abbiamo avuto un calo. E la parola mai più azzeccata di questa, calo, c'è un calo. Perché calo in Serie B, calo di qua, calo di là. E noi il Catania è in calo, non ci può manco... Allora questa volta devo pregare io che il Catania va bene, perché se fa questa crisi... Esatto, perché va bene per tutti. Catania vinci, ti prego! Catania vinci, sempre in alto, resta in alto. Nel senso, ecco, in alto, in Serie A, in questo senso, senza calo. Catania, aiutaci! Che cos'è questo? Ma il microfono è questo? Ma che ne so, che cos'è? Ma accendi. Ma che cos'è? Fai una cosa, che devi fare questo? Mettilo nel... Ah, nel collo per fare il massaggio, se no. Mettilo là dietro.